Non mi sono dimenticato di fare il video di Roma Cremonese. Eh sì, mi sono dimenticato. Chiedo venia, chiedo scusa. Oggi non fregherà più un cazzo a nessuno, giustamente. Anzi, vi volevo dire. Vi volevo dire. Siccome ho incontrato il Gallo Belotti stamattina, però non l'ho messo su YouTube, l'ho messo su Facebook. Quindi, per chi volesse, mi aggiunge cantatore Giallo Rosso. Lì c'è pubblicato il video. Io ho fatto una domanda, lui chiaramente non è che ha risposto. Cioè, è stato un po' laconico. Però già dalla gestualità del viso, secondo me, mi fa capire che ci siamo. Siccome io già ho pubblicato una canzone e ce n'ho pronta subito un'altra, secondo me, se non è oggi, perché non è oggi, è uscito un biglietto falso pubblicato da Italo Treno, una cazzata, fatto pure male con Photoshop, probabilmente domani, non lo so, insomma, sabato, non lo so, vedo, secondo me è un po' improbabile che sia convocato per Juventus Roma. Se è convocato, cioè non lo so, magari va in tribuna, però che so, si è allenato da solo per non so quanto tempo, allenarsi con la squadra è un'altra cosa, secondo me non sarà utilizzabile da qui a un altro paio di settimane. Comunque, Roma Cremonese, ho letto gente che si lamentava, giochiamo male, la Cremonese ha preso il palo, a parte che abbiamo preso pure noi. Ma che cazzo volete? A parte siamo a inizio campionato, mi sembra che la Roma comunque ci ha avuto le sue 5-6 palle nitide, poi possiamo magari parlare dell'imprecisione, quello sì. La Roma non è una squadra cinica, anche se poi chiedi il risultato, vinci 1-0, te sembra cinismo, però poi se te mangi 5-6 gol non sei cinica. Però dico, ma che cazzo volete? Due partite, due gol, zero gol presi, 6 punti, basta, solo questo conta. Per il centrocampista, perché poi insomma l'ha detto Mourinho, per cui presumo arriverà anche un centrocampista, chiaramente trattandosi di un traghettatore, perché comunque il titolare è Wijnaldum, assolutamente, prendere secondo me, anche se poi non c'è nulla, ieri è uscito anche qualcuno lo scriveva, tutte cazzate ovviamente, perché il cuore direbbe Raja Nainggolan, perché comunque secondo me col cuore, con la passione, con la grinta che lui ha, può chiaramente essere a disposizione, non titolare, perché il titolare è lì, è Lorenzo Pellegrini, lo abbiamo visto, per cui non è che serve un titolare, serve un traghettatore appunto in attesa del ritorno di Wijnaldum, ma 2-3 mesi, quello che sarà, ok? Premesso che a me Bove piace moltissimo e lo vedrei anche un po' più impiegato, magari comincia a fare i quarti d'ora, eccetera. Forse Leandro Paredes è il nome migliore. Vabbè, fatemi sapere che ne pensate di tutto quello che ho detto e vi aspetto anche su Facebook, cantautore Giallo Rosso, dai!